Continuano le accuse tra Russia e Ucraina per i bombardamenti attorno alla centrale di Zaporizhia. Zelensky attacca i cittadini russi che non criticano la guerra. Aperto un'inchiesta in Egitto per l'incendio in una chiesa copta del Cairo che domenica mattina ha provocato 41 vittime. Ora è la guerra delle centrali. Il Ministero della Difesa russo ha reso pubblico un filmato che descrive le conseguenze dei bombardamenti ucraini sulla centrale idroelettrica di Kakhovka sul fiume Dnieper. Tre delle sei turbine sarebbero danneggiate. L'interruzione dei sistemi di produzione di energia e di scarico dell'acqua potrebbe avere gravi ripercussioni sui sistemi di raffreddamento dei reattori nucleari della vicina centrale di Zaporizhia. Ucraina e Russia continuano ad incolparsi a vicenda e a sollevare timori per la sicurezza dell'impianto di Zaporizhia a causa dei nuovi bombardamenti attorno alla centrale. Per gli abitanti della zona, il ricordo del disastro di Chernobyl nel 1986 è ancora vivo. Non c'è niente di buono in quello che sta accadendo e non sappiamo come andrà a finire. La gente è nervosa perché la centrale nucleare è qui vicina. Spesso il vento soffia nella nostra direzione e quindi le radiazioni arriveranno immediatamente da noi e finiranno nell'acqua. Nel suo discorso notturno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato i russi che non si esprimono contro la guerra in Ucraina di essere complici. E non importa dove vi troviate, sia in Russia che all'estero. La vostra voce dovrebbe risuonare a sostegno dell'Ucraina e contro questa guerra assurda. Nel frattempo, il primo carico di grano del piano alimentare mondiale dell'ONU destinato all'Etiopia ha lasciato il porto di Odessa sul Mar Nero. La nave Brave Commander trasporta 23.000 tonnellate di grano. L'Etiopia è uno dei cinque paesi che si trovano già in condizioni di carestia. Un grande incendio nel nord-est della Spagna è cresciuto rapidamente durante la notte e domenica stava bruciando senza controllo, costringendo all'evacuazione 8 paesini e 1.500 persone nella provincia di Saragozza. Il governo locale dell'Aragona ha affermato che la situazione è critica nella città di Añón de Moncayo e che la priorità per i 300 vigili del fuoco che combattono gli incendi è proteggere vite umane. L'incendio ha sviluppato un perimetro di 50 km in meno di 24 ore. I vigili del fuoco hanno affermato che le prospettive di domare l'incendio dipendono dalle condizioni atmosferiche. Sono previste raffiche fino a 60 km orari nelle prossime ore. In Portogallo oltre 16.000 ettari sono bruciati, secondo il sistema di monitoraggio europeo Copernicus. Siamo più sereni rispetto agli ultimi 7 giorni, ma abbiamo ancora qualche perplessità. Ci aspettavamo un'intensificazione dei venti ed è per questo che la presenza dei vigili del fuoco è importante. In Francia la diffusione del cosiddetto fuoco mostruoso in Gironda è stata interrotta, ma gli incendi infuriano ancora nel sud. Le autorità testano un'unità di nuova creazione per rintracciare i piromani dall'aria, anche con droni. Il gruppo di vigilanza è di nuova creazione, un dispositivo innovativo creato e messo a punto dal comandante regionale di recente. Questa è la sua prima missione in un contesto reale. Anche in Francia, oltre al caso e alla disattenzione, molti degli incendi sono di origine dolosa. Le pene per i piromani sono state inasprite, ma sembra non bastare. È straziante la disperazione dei parenti delle vittime di una delle peggiori tragedie degli ultimi anni in Egitto. 41 persone, tra cui molti bambini, sono morte nell'incendio divampato domenica mattina nella chiesa copta di Abu Sifin, al Cairo. Tra le vittime anche il sacerdote della chiesa, Abdel Masi. La maggior parte delle vittime ha perso la vita a causa dell'inalazione del fumo. 16 feriti, tra cui 4 poliziotti impegnati nelle operazioni di soccorso. Le fiamme sono state provocate da un cortocircuito del condizionatore d'aria vicino ad un generatore di corrente. A ripristino dell'elettricità, una scintilla avrebbe innescato il rogo. Ma al momento dell'incendio circa 5.000 persone si trovavano all'interno della chiesa, che comprendeva anche un asilo nido. Le fiamme e il fumo hanno bloccato un'entrata causando la calca della folla. Secondo quanto riferito dai testimoni, in molti si sono lanciati dai piani superiori nel tentativo di fuggire. Il procuratore capo dell'Egitto ha aperto un'inchiesta. I copti sono la più grande comunità cristiana del Medio Oriente e rappresentano circa il 10% dei 103 milioni di cittadini egiziani. In passato i copti hanno subito attacchi di matrice jihadista e denunciato discriminazioni in Egitto, paese a maggioranza musulmana.
L'aggressore di Salman Rushdie, Adi Matar, si è presentato in tribunale a New York indossando una tuta a strisce bianche e nere, le mani ammanettate. Accusato di aggressione e tentato omicidio, l'uomo, 24enne americano di origine libanese, si è dichiarato non colpevole. Matar è accusato di aver aggredito Rushdie con 10 coltellate, 3 al collo, 4 allo stomaco, 1 all'occhio destro, 1 al petto e 1 alla coscia destra. È avvenuto venerdì mattina mentre lo scrittore era ospite ad una conferenza alla Chautauqua Institution nello stato di New York. Rushdie, 75 anni, è ricoverato all'ospedale di Erie in Pennsylvania in condizioni leggermente migliorate, nonostante i danni all'occhio e ai nervi di un braccio e al fegato. Sabato sera è stato staccato dal respiratore e ha potuto riprendere a parlare. Salman Rushdie conduce da oltre 30 anni una vita da braccato, da quando nel 1989 subì una fatwa, di fatto una condanna a morte, da parte dell'ayatollah iraniano Khomeini a causa del romanzo I versi satanici. Intanto a Yarun, in Libano, la città natale del padre dell'aggressore Adi Matar, in molti plaudono all'attacco. E nella capitale dell'Iran, Teheran, la stampa di regime esalta l'attentatore, definendolo un eroe. La precipitosa fuga da Kabul un anno fa rappresentava il fallimento delle politiche occidentali in Afghanistan. La fine delle missioni NATO spalancava le porte al nuovo dominio dei talebani, che si affrettavano a promettere quel che non avrebbero mantenuto davanti a popolazioni terrorizzate ed oggi rassegnate a un destino di miseria totale. È passato un anno dal ritorno dei talebani, spiega il rappresentante di un organismo umanitario norvegese. Siamo adesso testimoni di un incremento pazzesco della povertà. I salari si sono ridotti e con essi le risorse. Si ricorre al debito, alle nozze di ragazze appena dodicenni, alla generalizzazione del lavoro minorile. Manca il cibo, milioni di piccoli afghani soffrono la fame, poi c'è la gravissima situazione femminile. Le donne hanno perso tutto, anche se coraggiosamente le attiviste protestano pubblicamente per riottenere almeno le libertà di base. Anche in passato c'erano restrizioni e violenze contro le donne afghane, ma le donne avevano speranza perché c'erano le scuole, donne e ragazze potevano servire il loro paese attraverso la loro conoscenza, ma ora hanno persino perso la loro unica speranza, che era l'istruzione, spiega un attivista. Un ultimo rapporto delle Nazioni Unite mostra che i poderosissimi aiuti alimentari inviati riescono a malapena ad evitare la crescita del numero degli affamati. Vince a sorpresa quest'anno al Festival Cinematografico di Locarno la coproduzione franco-brasiliana Regola 34. La regista Julia Murat e i suoi attori sono saliti sul palco per ricevere il Pardo d'Oro al miglior film. Devo far vedere tutta la mia equipe perché altrimenti mi risulterebbe impossibile venire da sola. Regola 34 è un film audace che affronta sessualità, pornografia ed internet. Il titolo fa riferimento alla cosiddetta Regola 34, secondo la quale su internet si può trovare materiale pornografico su tutto quel che esiste. Il film è incentrato su uno studente di giurisprudenza che vive varie, a volte bizzarre, fantasie sessuali su internet e non solo lì. Se non sei già solo uno specchio, che você suggeri? Che mi reprima? Olha, io sinto molto se il mio tesão non è sufficientemente politico per você. Secondo classificato, col premio speciale della giuria, il film commedia Gigi la legge del regista italiano Alessandro Comodin. Gigi è un vigile di campagna dove sembra non succeda mai nulla. Un giorno però una ragazza si uccide sotto un treno e lui deve iniziare un'inchiesta. Tre premi sono stati assegnati a Tengo Sueños Eléctricos della regista costaricana Valentina Maurel, cioè i riconoscimenti al miglior attore Reinaldo Amien Gutierrez, alla migliore attrice Daniela Marin Navarro e alla regia. Il film racconta il difficile raggiungimento della maggiore età di una sedicenne che dopo il divorzio dei genitori deve fare i conti non solo con i suoi incubi elettrici, ma anche col problema della rabbia del padre. Ah!